La storia di un dugongo minorenne con un reggipetto di conchiglie di Zara che si innamora di un tizio con cui non ha mai scambiato manco una parola, che però è ricco e bello, e per cui quindi sacrificherà la voce, si mutilerà ed abbandonerà la sua intera famiglia. Perché lui è bello! Ehi, bentornata ciurma! Bentornati a tutti voi che avete scelto di iscrivervi a questo vascellazzo che naviga sulle acque del disagio. Ho notato che vi è un tantinello... traumatizzati con gli ultimi episodi di Scienza Brutta. Bene, ho pensato che fosse il caso di prenderci una pausa, rilassarci. Magari guardarci un film insieme. Una cosa tranquilla, insomma. E perché no? Magari La Sirenetta, un ennesimo classico amorale Disney del 1989 con una principessa. Oh, perché tutte le bambine sognano di essere principesse, vero? Pensa che il film Disney precedente in cui appariva una principessa era La Bella Addormentata del 1959. Cioè, 30 anni prima. Hanno aspettato 30 anni per fare un altro film con una principessa. E come mai? Beh, perché La Bella Addormentata fu un flop mostruoso. E ci credo. Ce ne vuole per spacciare sto incubo stregato verde per un film per bambini. Io c'ho ancora i traumi. Molto meglio un incubo violaceo. Maledetti sadici della Disney. La storia fu presa da una fiaba classica di Hans Christian Andersen, che non era esattamente una fiaba per bambini. No, decisamente no. Era un disastro. Era una di quelle fiabe che racconterebbe Charles Manson per far addormentare il figlio di Satana. Ve la racconto dopo, a fine video. Dopo. Fidatevi, è meglio. Tra l'altro stanno per farci un live action su sta roba. Cioè, ma voi ce lo vedete? Devono riuscire a rendere credibile una tizia con le pinne che parla con un crostaceo giamaicano. Un crostaceo giamaicano con i denti. Dai, che cosa potrebbe andare storto? E vi faccio anche notare che effettivamente le sirene esistono. Esistono davvero. Parliamo dell'ordine dei sirenia, di cui fanno parte quei sexy dugonghi. Sì, che forme. Che sexy, che morbidezza. Cristoforo Colombo, durante il viaggio verso le Americhe, intravide tre sirene davanti alla prua della nave. Come scrisse nei suoi diari, sono balzate fuori dal mare, ma non erano belle come si racconta, perché i loro volti avevano alcuni tratti maschili. Erano dugonghi o lamantini, ma per Colombo erano sirene ammaglianti. Ora però, considerando che i lamantini sono anche noti come mucche di mare o porcelli di mare, ecco io... Non so esattamente che gusti avesse Colombo, però... Prima di guardarci insieme, ma rigorosamente male, questo film, torna alla rubrica più amata dai proglottidi di tutto il fondo del mare. Cose che nessuno voleva sapere! Il primo design di Ursula la vedeva rappresentata come un pesce scorpione. D'altronde, nella favola di Andersen non era descritta per niente. Quindi si potevano prendere delle libertà. Alla fine si sono ispirati alla drag queen Divine. O Divine. O Platinette, che però l'ultima volta che ho controllato non aveva tentacoli. Ma forse non ho controllato bene. Sulla copertina c'era nascosto un... Le sembianze del dugongo Ariel sono ispirate ad Alissa Milano, che però, secondo me, non ci azzecca niente. Quindi, o ci hanno preso in giro, o i disegnatori della Disney sono pazzi! Nonostante ciò, gli animatori della Disney avevano bisogno di riferimenti reali, e fu Sherry Stoner a interpretare tutte le scene. Tutte. Ammazza che palle. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got gadgets and gizmos aplenty. La statizia l'hanno persino ripresa per 3 giorni dentro una piscina per vedere come si muoveva... tutto. Cioè... tutto, insomma. Pensa a quanto devi essere sfigata ad interpretare interamente un personaggio comportandoti per ore come un coglione e poi quegli infami ci vanno ad appiccicare un'altra faccia sulla tua. Ma io vi denunciavo! Vi mangiavo la faccia, Sono stata una principessa Disney! Quella con la coda di pesce! Parlavo con i pesci! Stiamo parlando di porno, vero? Manco sul curriculum puoi metterlo! Ne sa qualcosa l'attore di Kermit la rana? Nicolas Cage sarebbe stato una grandissima Ariel. Sì, lo so che ve lo state domandando. Eh sì, tutto è più bello con Nicolas Cage. Vabbè, vediamoci il film. Ovviamente come solo noi potremmo fare. Male! Il film inizia con degli erotomani che nuotano. Arriva una nave e dei marinai si mettono a cantare. L'oceano blu. Così, a carzio di cane. E
tu ti ricordi che è un cartone Disney e che nei cartoni Disney tutti hanno inspiegabilmente voglia di cantare ed inizia a martellarti vigorosamente i marroni. Sulla nave sono tutti brutti e vestiti da baobab, tranne lui. Lui, perché lui è bello. Lui è un principe. C'ha gli occhi azzurri, lui. I glutei sodi, 27 cm di virilità. Lui ama i cagnolini, lui. Che lui non solo è bello, ma è pure bravo. È bravo, lo chiamano Padre Teresa di Palputta. Non potevano essere che so due, tre i bellocci sulla nave. No, lui. Solo lui. Lui fa schifo, lui è peggio, lui pure. Beh, lui. Lui è un dio, lui. Perché se sei una bambina, ti devi innamorare di lui e nel tuo privato sgrillettarti su di lui. Disney, basta con questo classismo! Vogliamo un principe con l'alopecia e la panza! Vogliamo un principe pugliese! Questo cartone ci ha mentito e rovinato fin dall'infanzia ogni possibile rapporto sociale con l'altro sesso, imbottendoci la vita di menzogne e aspettative! Vi hanno mentito, bambine. Lui. Lui non esiste. Non esiste. Non esiste. Mo' ci sta una balena e un tizio nudo. Così. The bot, senza senso. Genio. Ma che è sta cosa? Che è sta zozzeri? Benvenuti nella versione post-apocalittica di Venezia. 21 milioni e mezzo in tangenti. La mala politica e gli scontri tra gondolieri l'hanno fatta lentamente scivolare in fondo al mar. Dove a causa degli scarichi industriali di caffè da 45 euro a tazzina, le persone sono lentamente evolute in dugonghi. Qui ci sta un cavalluccio marino che si è mangiato un fischietto. Non è normale. Tu hai pizza reale! Ma come parla? Che... Ed eccolo, su applausi scroscianti, arriva il sindaco di Venezia, Re Tritone. Per gli amici, Tritonone il tritapesci. Su un carro di tartaruga sventrata, trainato da tre erotomani allupati che si spruzzano ormoni addosso. 97 anni di pettorali, più fisicato di un canguro fisicato, depilato come il culo di un bambino. Manco un pelo sotto le ascelle, col capello lungo di virilità prorompente. Questo non è un pesce. Questo modello di Calvin Klein. E qui torno a incazzarmi. Sto qua, è il dio del mare. Non l'hanno chiamato Nettuno soltanto perché in dialetto postmoderno veneziano suonava un po' come una bestemmia. Perché sti dei devono essere sempre così? Sto qua era arabo, porco cane. Chi è che passa tutte le settimane a depilarmi le ascelle? Per fare il figo prende il tridente d'oro che racchiude tutti i poteri del mare e accende le lampadine. Ok. Mi pare un po' uno spreco, ma vabbè. Lo so fare anch'io. Alexa, accendi le luci. Alexa, versami da bere. Veramente io sono Eugenio. Versami da bere. Lui appiccica le luci e tutti esultano. Che figo! Che uomo! Bravissimo! Gravidami! Sì, appiccica pure sta zampogna! Comunque nel pubblico ci sta Topolino, Pippo e pure Paperino. Ma che sono diventati anfibi? Ma quello è mio cugino. Giorgio, vattene via da là che questi sono scemi! Orazio, Palonius, Ignatius, Crustaceus, Sebastian! Ma che? Ma che cos'è? Ma che c'aveva una pomata per la prostata come madre? Sebastian, il granchio giamaicano con i denti. Con i denti. Non è per fare il pignolo, ma questo non è un granchio. Questo è un granchio. Questo è... è un incubo. Se metti i denti a un granchio diventa tipo... così! Non è solo sbagliato anatomicamente, ma pure moralmente. Questo è il male. Sebastian comunque è il compositore della corte di Venezia. E se nel tuo regno il miglior compositore è un crostaceo, io qualche domanda me la farei. Parte un'altra canzoncina ed io torno mestamente a martellarmi gli zebedei con prepotenza. Beh, che palle! A cantare le figlie del sindaco Tritonone. Ammazza, quante sono? Ci ha dato dentro il tritonone, eh? Dai, è trito! Sei l'orgoglio dei marpioni! Ricapitolando, il sindaco ha invitato tutto il regno e Pippo a una recita brutta a cui partecipano le sue 300 figlie. Nel cast ci sono solo le sue figlie, solo. Perché sì, perché c'è meritocrazia a Venezia. Perché nei cartoni Disney ci deve essere sempre una dittatura in mezzo? Sta qua una dittatura, eh? Mica ti puoi prendere la libertà di non presentarti alla recita delle figlie del sindaco. Ti arrestano a vita, ti sparano in faccia. Perché sì, c'è stato sicuramente un impiegato stronzo che è andato porta a porta a dire: oh, oggi c'è la recita delle figlie del sindaco. Ma che palle ancora? Sì. E io non ci vengo. E noi ti spariamo con un pesce cannone in faccia. E allora ci vengo. Bravo. Sono pallose le recite di chi conosci. Immagina quelle di uno che ti sta pure sulle palle. Comunque si scopre che il pezzo forte, Ariel, la figlia minorenne del re Tritonone, non c'è. E lui ovviamente si ingazza. E che figura di merda è? Ha costretto un regno a venire a vedere una recita di cui nessuno se ne fregava niente, e soprattutto brutta, e poi manca la raccomandata d'onore. Ecco, guarda che pesante. La raccomandata in questione stava giocando con il suo migliore amico, Flander.
il pesce rincoglionito. E se nella vastità del cacchio di oceano questa è la cosa più vicina ad un amico che hai trovato, al punto di essere considerato il tuo migliore amico, un pesce, eppure scemo, io una domanda me la farei. Flanders è un pesce dell'espressività di Martellone e della voce odiosa come una zanzara che cavalca una mosca e suona la zecca dentro il tuo orecchio. Ho paura di prendermi un raffreddore. Sì, ho una tosse. Non ci posso. Basta parlare. Vado per queste cose. Basta parlare. Non posso crederci. Dimmi che non sto sognando. Per Bacco. Pure Ariel è rincoglionita. Ma tranquilli, arriva Paolo lo squalo a salvarci. Sì, uno squalo. Squale, squello. Squalo, squalo del mio cuore. Dai, ti prego, squarquagliali tutti. Non è uno squalo, è un ariete d'assalto. Quattro pinne all'orizzonte. Ma che squalo è? Un trinciapollo. Non è manco buono a fare il pesce. Paolo, dai, mangia l'infame, dai. Dai, mangia. No, Paolo! No! I due riemergono per incontrare Scuttle, il piccione speciale. Ariel! Tanto per cambiare, anche lui è rincoglionito. Evidentemente il consenso interattivo di Ariel quello, eh. A quanto pare lui è il ricettatore dei mari. Siete stati fortunati. Che cos'è? Sto cazzo. E questo che cos'è? Questo. Sto cazzo. Qui facciamo la conoscenza con Platina, con Ursula, l'unico personaggio con problemi di ritenzione idrica della storia, che a differenza degli altri ha una carnagione violacea e tetri tentacoli neri come la morte. E che, inaspettatamente, è cattiva! Ma io a guardarla non l'avrei mai pensato. No, 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 no. E come ogni brava cattiva, parla da sola. Ma poverini sti cattivi, che stanno a fare i monologhi sempre da soli, una tristezza, una solitudine. Sti qua sono cattivi perché sono depressi. Team cattivi sempre. Comunque per il live action Disney non fa cazzate. Ursula è ispirata a una drag queen. Non mi mettete a fare una modella free 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 che fa Ursula. Emma Watson che fa Ursula, no! Una squadra ci ha inseguiti! E noi, wow! Ci siamo salvati! Poi è arrivato quel gabbiano! Ma chi l'ha doppiato Flanders, bambino scemo? Per colpa del tuo comportamento tutta la festa in mio onore è stata... È stato un disastro! Babbo, lei è un tantinello egocentrico però! Hai rapito i cittadini di tutto sto cacchio di oceano costringendoli a vedere una recita brutta! Ti dico che per i cittadini Ariel, l'autosabotatina, è un'eroina della patrina! Non sono più una bambina, io ho già 16 anni! Eh? Ma certo, a 16 anni, ditecelo subito. Ariel, ti prego, prendi il mio mutuo. Tra qualche anno ti danno la pensione. Ah, già, la pensione non esiste. Finché vivrai sotto il mio oceano, obbedirai alle mie regole. Ma che dialogo è questo? Ma che... Comunque, il padre non vuole che lei vada in superficie, ma sia gli umani la vedano e l'arpionano. E lei dice, no, ma babbo, ma che cosa dici? E io dico, sì, maledetta dugonga ingenua. Sei metà minorenne e metà pesce. Questa è una nuova categoria di Uzzozzi. Cioè, sei il parallelo di sogno erotico di un pesce palla e di un pesce vendolo. Oh, io lo dico con cognizione di causa, Ho fatto le mie ricerche. Tipo, ho scoperto perché non è proprio felice di rimanere a casa col babbo. E questo è... E questo invece... Davvero, E qui, E soprattutto abbiamo capito che Ursula è più cattiva di quanto temessi. Io a questo punto ho molte domande. Molte, molte. E comunque, chi lo ha ideato sto coso? Ariel ha visto cose che noi umani. Non vorrei dire Ariel, ma dietro di te c'è un Enzo Paro Turchi in bassa risoluzione. C'è gente che si sgrilletta da sta roba. Comunque, il re magnanimo affida Ariel a Sebastian. Lui è il compositore di corte. Perché gliela affidi a lui? Questo è abuso di potere, lo capisci? Maledetto dittatore. Lui è un granchio, lei è una sirena. Come diavolo la deve seguire? Guardatelo, poveraccio. Questo è anatomicamente sbagliato pure. Un granchio non può muoversi così. Ha imparato pure come nuotare per accondiscendere il suo delirio dittatoriale. Comunque, seguendola, scopre della cleptomania di Ariel. Si è fregata mezz'oceano e se l'è imboscato. Come il mio gatto fa con le fascette per chiudere i pambauletti. Dove le nascoste le altre, ladro maledetto? Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Chi mai al mondo nero? No! Un'altra canzone! No! Qualcuno mi spiega perché Ariel fa le moine come una sedicenne allupata che cerca like su Instagram? Ah già,
È una sedicenne lupata. Leggo dall'internet. La canzone di Ariel doveva essere inizialmente tagliata dal film in seguito alle reazioni di alcuni bambini che avevano dimostrato indifferenza e noia durante i test di screening. L'animatore Glyn Keane, supervisore del personaggio di Ariel, si impose per far rimanere il pezzo all'interno della pellicola. Quindi, grazie Glyn Keane, grazie per quest'altra canzone, grazie! Comunque è sorprendente come tenga sto rossetto sott'acqua, è una cosa pazzesca. A una certa arriva la nave. Sopra sono tutti vestiti uguali, tranne il belloccio di prima, che veste della linea calzetton di Armani. È il suo compleanno di 18 anni ed in preda alla megalomania da 18esimo, fuochi d'artificio, schiavi che danzano e per regalo una modesta statua di 13 metri. Al mio compleanno regalano calzini. Calzini e pigiama. Ed ovviamente, del tutto inaspettatamente, è un principe! No, ma dai, ma davvero? Ma vedi un po' certe volte il caso. Perché a volte il caso non è mai casuale. È bello, ama i cani, agli schiavi, fuochi d'artificio, scimmiotta un pirata, ha un regno e gli regalano statue giganti. Questa si chiama ingiustizia sociale. E comunque, anche se compie 18 anni, ne dimostra 34, quindi. Lei si affaccia e 3, 2, 1... orgasmo, è innamorata, cotta, proprio innamorata, amore vero, capito? Perché mica serve conoscerci, interagire tra di noi, no, non siamo mica superficiali noi. Un principe con una statua, boh, che cosa ti serve più? Che si fotta il dialogo, chi se ne frega, lei è già pronta e apparecchiata per farsi ingravidare tutta. E qua le mie bestemmie sono tante da far impazzire il clima in una tempesta di santi e madonne. Un enorme San Giuseppe particolarmente incazzato e cascato giù dal cielo becca in pieno la nave che esplode. Boom! Tutti cadono ed affogano. Però il cagnolino è rimasto a bordo ed il principino si mette la salopette da pompiere e corre impavido a salvarlo. Perché, se non si fosse capito, lui è un principe buono! Posso pure crepare gli uomini, ma il cagnolino no! Il cagnolino no, gli uomini sì, gli uomini. Disney, dovete smetterla! Questo è un attacco diretto al nostro ego! Porco flogisto! Comunque i santi continuano a cascare e tutto esplode. Boom, boom, boom! Però lui viene salvato dalla minorenne Dugonga. Lui, fanculo gli altri, quelli possono negare, però lui no! Lui è bello, lui! Lui è un principe, lui! Io invoco il sindacato pirata, signore e signori! Un pirata non lascerebbe mai i suoi uomini in mare! Questo lo fanno i principi! Possiamo anche essere pazzi, avere dei vizi deprecabili, vestire in maniera strana, ma almeno abbiamo una morale! O principi o pirati! Scegliete, signorine e signorini! O principi o pirati! E così questa storia malata di una minorenne che si innamora di un tizio con cui non ha mai manco parlato solo perché è bello, si corona. Per un secondo riapre gli occhi, sente una voce, vede tipo la Madonna, ma con il durello. Sì, insomma, si innamora. Però lei fugge. In effetti su internet girano anche delle versioni alternative che spiegano come sia andato questo evento. Ecco, volevo mettere le mani in avanti. Sono fake news. Illazioni. Non ci credete. Non ci credete. Una ragazza mi ha salvato. Carina. Carina. C'ha duzzine, mi sembra un Volkswagen. Ah. Ariel è felice e canta. Quando accadrà? Vocalizza un gemito e l'acqua schizza. Ok. Ariel è innamorata. Questa volta è una cosa seria. In che senso questa volta? Quante altre volte ci sono state? Ariel, hai 16 anni per Bob! Lei comunque si organizza per rivedere il suo super fidanzatissimo amore per sempre che schisse e capire di che colore fare le piastrelle della cucina della loro futura casa, dove mettere la culla dei bambini, eccetera, eccetera. Devo rivederlo, stanotte. Poi Flounder farà degli spruzzi ed attirerà la sua attenzione. In che senso, Flounder? Dovevi censurarli, non unirti a loro. Sebastian però vuol convincerlo a restare e quindi si mette a cantare. Non sai che cantaglio fai, che se poi ti fai in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina. Quanto è saggio Sebastian. Da questa canzone capiamo che Sebastian è un grande abusatore di spirulina, la terribile droga pinguina che viene spacciata anche in fondo al mare. Solo un abusatore di spirulina potrebbe concepire una simile canzone. E poi guarda lui quanto è preso bene. Questo invece non sa manco dove si trova. E comunque io sono innamorato di questo pesce. Questo pesce c'ha il sax. Questo pesce vince su tutto. Sì. La canzone è bella, eh. Tanto bella che pure Ariel si è spaccata le ovaie ed è sparita. Flander le mostra invece una sorpresona. Ha recuperato la statua del principe e gliel'ha portata nella sua fish caverna. Come? Come hai fatto? È una statua di pietra, pesa 25 tonnellate e tu sei un pesce, pure scemo. Dall'espressione di un bimbo che si sta cagando addosso, come hai fatto? Come dici, Eric? Vuoi che fugga con te? Ormai lei è andata, è persa. È stato tutto così, improvviso. Stava già per strusciarsi tutta quando... Figura di merda. Il padre l'ha scamata con le mani nella marmellata.
letteralmente. Vabbè, è una cosa che succede alle adolescenti, orso. Ma io lo amo! Ma cosa ami? L'hai visto 5 minuti fa? Ma non c'hai manco parlato! Comunque, a questa affermazione la risposta del padre è bellissima. Io lo amo! No! Questo è il no più sincero che io abbia mai sentito. Io lo amo! No! No! È un umano, tu sei una sirena! Sì, tu sei un dugongo e lui è un bipede. Capiamoci, io sono per i diritti sociali, ma qua ci sono problemi anatomici. E poi per quel che mi riguarda ti puoi sposare anche con una vongola se la ami. Sono sicuro che tuo padre capirebbe. Ma esci a cena almeno una cazzo di volta. Ricordatevi di Colombo. Ci può essere amore tra mammiferi acquatici obesi ed esploratori in calzettoni. Comunque il padre incazzato inizia a polverizzare tutto. Un po' come quando il babbo incazzato stacca i poster delle band metal sataniche pericolosissime dalla stanza del figlio. Ehi, ma che storia adolescenziale ricercata. Uno ci si potrebbe anche rispecchiare nella sirenetta. Chi l'avrebbe mai detto? Lei ormai è ribellina e decide di rivolgersi alla strega del mare, Ursula, che ricordiamo essere inspiegabilmente cattiva. Ed il fatto che sia l'unica con i tentacoli non può che essere un caso. Perché a volte il caso non è mai casuale, purtroppo, meno male. Sante parole, maestro. All'ingresso della grotta c'era un sacco di omini alghe merdine brutte ed inquietanti. E qui è la parte che da piccolo mi facevo un tantinello cagare addosso. Perché Ursula è una brava persona, sincera e soprattutto comprensiva. Le dice dal principio che lei le può dare tutto quel che vuole, ma che poi deve pagare. E che soprattutto che se non dovesse pagare, poi si trasforma in una di quelle alghe merdine. È tutto scritto nel contratto, è chiaro e trasparente. Carta canta. Quando da piccolo capivo che quei tizi erano tutti quelli che non avevano pagato, mi si imbottivano un po' di marrone le mutande. Vabbè, il patto lo conoscete. Ursula le dà le gambe e lei ha 3 giorni di tempo per farsi limonare dal principe. Sono stata chiara, 3 giorni. Ma deve essere la limonata del vero amore, altrimenti diventa pure lei un'alga merdina. Eh sì, perché tre giorni interi bastano per il vero amore, no? Non siamo mica persone superficiali, noi no. Noi ci siamo cresciuti con sta roba. Ora capite da dove arrivano tutti i nostri problemi. E d'accordi, visto che altrimenti le cose sarebbero troppo facili, Ursula le frega pure la voce. Eh sì, e che ti serve la voce per far innamorare il tizio? Tanto hai 3 giorni di tempo, a voglia. Agli uomini le chiacchiere non vanno. Si annoiano a sentire bla bla bla. E le signore fanno in modo da evitare di parlare. Si innamorano però di colei che sa tacere. E dov'è la fregatura? Fammi firmare subito. Noi siamo cresciuti con sta roba. Tutte le guerre del mondo sono causate dalla sirenetta. Ora canta! Comunque Ursula la opera e poi scoppia a ridere. E se qualcuno ride così dopo che ci hai fatto un patto insieme, mi sa che t'ha fottuto. Così ad intuito. La cosa bellissima è che la trasforma sott'acqua e la lascia là. Del tipo, la stava ad abbazzare direttamente. Faccio anche notare che quando le trasformano la coda in gambe, lei non può più respirare. Comunque, mai bollicine furono trovate in posizione più studiata. Anche se continuo a pensare che un pesce censurino sia più elegante. È comunque facile dare la colpa a Ursula. Lei è stata impeccabile. È stata Ariel ad andare da lei. Lei è stata onestissima. Le ha detto, guarda, c'è un contratto, qua c'è scritto tutto nero su bianco. Se sgarri, diventi quella cosina. Guarda un campione della cosina che potresti vedere. Guarda quanto fa schifo. Sono stata chiara 3 giorni. Non potrai più parlare, cantare, niente di tutto ciò. Le cose vanno così, eccola, guarda che è un po' difficile. Sei sicuro di voler firmare? Sì. Sei sicuro? Guarda, riguarda la cosina che potresti diventare. Sì, voglio firmare. Ok. Dai. Non posso che applaudire al suo essere per nulla scema e per nulla superficiale. Alla fine ha appena accettato di rinunciare a tutta la sua famiglia per sempre senza manco dirgli ciao per andare da un tizio che ha visto di sfuggire una volta, con cui non ha mai parlato. Che però è bello e quindi anche se gli ha sgamato l'imbottitura nei pantaloni non vale, non è giustificato. Non possono pensare che tutto ciò lì non abbia manco le mutande. Comunque, guarda un po' il caso che a volte il caso non è mai casuale. Il primo a trovarla è il principe. Ma vedi un po' ma che culo. Ma sto qua non c'è proprio una ciola da fare che passa tutte le giornate in spiaggia. La sua fisionomia mi è molto familiare. E così capiamo che anche il principe è rincoglionito. Lui la spirulina se la fuma con la cannuccia. E quindi la porta al castello, proprio come farebbe con una qualsiasi tizia muta trovata a caso nel regno. Specie se rossa, minorenne e svestita. Giusto, Disney? Giusto? In tutto ciò, Sebastian la stava seguendo e finisce nella cucina degli orrori, dove assistiamo alla vera vena gore del film. Ora, Disney, non voglio insistere, ma per tutto il film voi avete tentato disperatamente, riuscendoci, di farci provare empatia per un crostaceo e per i suoi amici pesci. E poi, di colpo,
questo. Un canavacciuolo francese pazzo sadico coi baffi. Gli stacca la testa, gli stacca le spine. Ma chi è che stacca la testa d'un pesce? Con un'accetta? Con quello sguardo? Ma che è Shining? Questo è sbagliato. Cioè, voi ci avete fatto appassionare, provare simpatia per gli animali soltanto così, quando ce li ammazzate davanti agli occhi, noi soffriamo. Poi di voi un taglietto gli troci così. Ma siete pazzi, questi sono traumi. Ma chi l'ha scritta sta canzone, Cannibal Corpse? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto. Se il caldo ti schiatta. Ma che è sta violenza? Questo è un film dell'orrore. Ma ai tizi della Disney questo faceva ridere un sacco, perché c'è la musichetta buffa, capito? E c'è la musichetta buffa, quindi la scena è buffa, la musichetta buffa. Andiamo, amici, tutti insieme a trucidare con amore, con risate. Guardate come lo ammazza. Eric ormai si è innamorato. Ci ha messo 5 minuti, record nazionale. Mi sa che a Venezia l'acqua è piena di ormoni. C'è il chiodo, c'è. In tutto ciò vi faccio anche notare che questi stavano mangiando granchio. Ariel ha sicuramente mangiato il cugino di Sebastian, ma lei non fa una piega. E manco lui fa una piega. C'è molta moralità in questo film. Poi scena di lei che sbava come un San Bernardo alla vista di Eric che si mette in posa per la nuova pubblicità della Pantene. Adesso dobbiamo escogitare un piano per farti baciare da quel ragazzo. Boh, allo stato delle cose direi che serve a poco. Questa è già incinta. Dovrai sbattere le ciglia. Guarda, così. Così si fa, bambine. Dovrai solo allungare le labbra. Ce l'insegnava la Disney. I valori. I due in carrozza. I due che danzano. Oh, che tenerezza. Un applauso ad Eric che ha fatto tutto ciò col durello. Oh, mica semplice. Guarda, c'è Bershka. Oh, che bello. Evviva, ci passerò dentro almeno 5 ore. E vai. Quando lui le lascia le redini della carrozza, a lei sale una botta di spirulina. E se tu sorridi dopo aver evitato la morte, con un affianco che guida con uno sguardo spiritato da psicopatica, significa che sei pronto all'amore. Ad ogni modo sarà timido, ma il principe non si mena. Allora il granchio Rio Mare gli fa un leggerissimo trick di lavaggio del cervello. Baciala, piaci, baciala. Fumate. Baciala. Nessuno sta facendo pressioni, eh? No. Sono appena 3300 pesci e uccelli che hanno partecipato ad una coreografia. E le rane che ti spiegano come si pomicia. Ma nessuna pressione, eh? No. Ma no, cascano. E dov'è il problema? Nulla mai impedito due adolescenti di accoppiarsi, specie se bagnati, specie se uno dei due è un ex dugongo. Ma la Disney non lo sa. O probabilmente l'acqua fredda ha di molto rammollito la virilità del principe. Tipo lumaca, non so se mi spiego. Il che spiegherebbe come mai nella scena successiva è diventato un emo che suona il piffero. Sgualdrinella che non è altro. Parole dure. Ursula allora ha un piano. Si trasforma in velina con la voce di Ariel e si mette a passeggiare sulla spiaggia. Tanto lo sa che Eric non c'ha una ciola da fare. E infatti chi poteva trovarla? L'unico, lui. Lui è il principe, sta sempre sulla spiaggia, non c'ho cazzo da fare. Congratulazioni, mio caro. Vogliamo sposarci il più presto possibile. Generalmente la reputerei una cosa un pochino avventata. Ma d'altronde questi qua continuano a innamorarsi di amore vero a ogni cambio di scena, quindi... Vabbè. È nata rapata, è nata. A sto principe lo dovevano tenere sott'occhio, che questo si faceva una passeggiata, se ne tornava con 31 mogli, 12 figli, 14 divorzi, e tutto in 2 ore di passeggiata, una cosa incredibile. La nave nuziale salpa al tramonto. Precoce. Vi faccio notare che tutto ciò il principe non è manco andato dall'altra stronza a dirle: oh, mentre andavo in bagno ho incontrato un'altra ragazzina e ho deciso di sposarla, tutto a posto, no? No, manco quello. Ma il piccione speciale scopre l'inganno e dice tutto ad Ariel, la quale, alquanto imbruttita, si getta in mare per raggiungere la nave e menare tutti. Il piccione elabora anche un piano per far tardare le nozze. Il piano è denominato San Marco. Consiste nel mandare tutti gli uccelli del mondo a cagare in contemporanea sulla nave. È un piano perfetto, elaborato in anni di vandalismo infame ai danni del mondo. E qui il ciondolo si rompe ed Eric cambia idea. Ma sì, che tanto. Un regalo così grande come la tua voce. Complimenti. Tu dirai: ma era stregato. Sti cazzi, visto com'era andata prima. I due stanno per baciarsi, ma botta di sfiga. Il tempo scade. Ursula si trasforma in un trauma su tentacoli che ti sono costati anni di analisi. Tritone arriva per salvare la figlia dalla trasformazione in alga merdina, ma quella aveva firmato un contratto con doppia firma notarile vincolante secondo la legge ai sensi dell'articolo 123,4a del codice civile. Il contratto è legale. A lui non resta che usare un trick burocratico e sacrificarsi al posto della figlia, ricalcando la sua firma. Che nessuno se ne accorge. Funziona. E qua, per me, è presa male proprio. Quasi vede proprio la differenza nel guardare sta roba quando puzzi ancora di latte e quando invece paghi le tasse. Empatia assoluta per Tritonone. Ha passato giorni preoccupato per la figlia. Non può essere scomparsa. Dove sei finita, Ariel? Alla figlia invece del padre non gli ne fregava proprio nulla. Questa sparisce per 3 giorni, manca una telefonatina. Era troppo presa dal tizio che non conosce, ma che bello. E quando lui si rende conto che non può salvarla dal contratto che lei stessa, idiota, ha firmato, non un singolo secondo di esitazione.
si sacrifica. Il re, dignitoso, pomposo del mare, divenuto per sempre un'alga merdina. Per colpa della figlia minorenne che fa cazzate in preda agli ormoni. Se ci fosse giustizia al mondo, sarebbe lui l'eroe della storia. Lui, comunque. Come sempre accade nei film Disney, quando un regno cade, passa al primo che acciuffa la corona e se la mette in testa. Ok. La contessa, marchesa, re, regina, principessa e tutte cose, Ursula, diventa super potente. Però il principe è arrivato a salvarla, armato di cerbottana. Come faceva a conoscere l'unico punto debole di Ursula? La cerbottana, era ovvio! Lei si imbruttisce un pochino ed inizia a spruzzare inchiostro, che per lei è un po' come pisciarsi addosso. E si trasforma in un boss di God of War. Questa storia che alla fine il cattivo diventa sempre gigante c'è un pochino sfuggita di mano. Tipo Power Ranger che... Comunque, come ogni boss che si rispetti, serve un po' di platform. Quindi gondole affondate emergono, su cui i nostri eroi possono poggiarsi. Mentre tutto vortica male. Perché sì, annegarli era troppo facile. Spararli in faccia mentre nuotavano, una squinquinzellagliela. E una certa, una gondolina un pochetto più appizzuta delle altre, si infilza sotto la mammella e... è nulla. Lei schiatta così. È stata lei a tirare sulle gondole, è stata lei a creare il vortice, è stata lei a diventare gigante, è stata lei a mettersi lì. Insomma, questa si è sconfitta da sola. Un applauso a Ursula. Bra. Gigante. Il babbo torna quell'ingombrante dugongo palestrato che era. E vedendo sua figlia minorenne struggersi nei confronti di quello che pare un modello Armani 34enne, decide di regalarle delle gambe nuove ed un vestito a quanto pare. È pur sempre il padre. E quella è la sua signorina. E no, lei si sposa subito, immediatamente. Si sposa, boh. È amore. È durato un casino di tempo. Che vuoi fare? Non poteva che finire con un matrimonio. Arcobaleni in cielo, unicorni, coriandoli, peti profumati, tutti felici. E qui il film finisce, lasciandoci immaginare i loro futuri problemi coniugali. Aspetta che il principe scopra le pratiche igieniche di Ariel, un ex dugongo che non ha mai conosciuto la cellulite e soprattutto la ceretta. Poi ne parliamo. Fine! Che cosa ci ha insegnato tutto questo? Non ascoltate mai vostro padre. Innamoratevi del primo che incontrate, purché sia bello e ricco. Che il dialogo non serve a nulla fin quando si hanno le zizze. Se vedete una ragazza più bella della vostra, siete autorizzati a sposarla subito, senza manco visare la precedente. Che tanto vi serve. In chiusura ci tengo a raccontare che, nonostante La Sirenetta sia un film amorale, ecco, perlomeno la Disney ha avuto il buon tatto di renderlo un pochino più simpatico, ecco, rispetto alla favola originale di Andersen, che simpatica non era. Invece i russi no, hanno fatto, capito, i film che sembrano delle versioni animate della storia, che sono un incubo da presa male, sotto acidi, malessere esistenziale. Cos'è quella? La strega del mare? Quella? No, quella è la strega del male. Ecco, cosa diceva la favola originale di Andersen? Giusto per aggiungere un altro po' di trauma al trauma. Ariel, in quanto sirena, non ha un'anima ed è per questo che è fantastica di diventare un'umana. Si farà dare le gambe dalla strega del mare, che le toglie la voce tagliandole la lingua. Madonna, ma che... davvero? Sì? Inoltre, da adesso, anche se dotata di gambe, ogni suo passo sarà super doloroso. Sarà come essere trafitto da 100 coltelli. E la miseria che è! Ma che sadismo! Come se non bastasse, la strega la avverte. Se fai innamorare il principe entro un giorno, vivrete felici e contenti. Ma se sposerà un'altra, morirai male, malissimo. Madonna, un solo giorno! E che? Manco Temptation Island! Ti verrà un coccolone e ti trasformerai in schiuma di mare. Che bello! E dov'è la fregatura? Sembra un affare! Fammi firmare! Il principe, manco a farlo apposta, si innamora di un'altra principessa. C'è puzza di trauma. Le sorelle della sirenetta, per aiutarla, vanno dalla strega del mare e scambiano i loro capelli per un pugnale magico. Perché i capelli, poi? Boh, apprezziamo il gesto, per carità, però. Boh. Insomma, per tornare sirena e sopravvivere, la dugonga dovrà pugnalare col pugnale magico il principe e bagnarsi i piedi nel suo sangue. Non è una favola questa, è un manuale di bassa macelleria. Lei però è innamorata e si rifiuta di farlo e schiatta diventando schiuma del mare. Ma tranquilli, visto che è stata buona nel non uccidere il principe, diverrà un'entità invisibile. Sì, un fantasma. Senza anima, ma fantasma. Con la promessa però che sarebbe riuscita ad andare in paradiso se avesse compiuto 300 anni di buone azioni. 300 anni di buone azioni ti fanno entrare in paradiso a gamba tesa, che pure Gesù Cristo ti guarda e dice: oh, compa, onesto, sono tuo fan. Te, prendi il mio posto. Per ogni bambino buono trovato dal fantasma, la sua pena sarebbe stata accorciata di un anno. Beh, dai, non va. Per ogni bambino cattivo trovato sarebbe scoppiata in lacrime ed ogni lacrima sarebbe stato un giorno extra. Ok, rivalutiamo la versione della Disney. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. X! Ciurma, tanto per iniziare.
Auguri a noi. Ebbene sì, abbiamo superato i 300.000 pirati sul vascellazzo. Sono onorato. Avrei voluto fare uno speciale, ma mentre state ascoltando questo messaggio, io sono in viaggio per la foresta pluviale del Costa Rica con alcuni di voi, membri impavidi della ciurma che mi hanno seguito. Siamo a caccia di bradipi comunque. Quindi, buon Natale, buon anno, lavate i denti, fate all'amore. Occhio alle cimici, brindate la nostra e mangiate i canditi. Noi, per forza di cose, ci rivediamo a gennaio, a gamba tesa con la scienza brutta, dove torneremo ad insultare gli animali tenerelli. Vi ricordo anche che è ufficialmente uscito su Amazon il fumetto che ho scritto ed è stato illustrato da Boban Peso. Per il resto, caricate i cannoni di Bobbit e in alto i bicchieri. Viva il vascellante! Viva la ciurma! E ricordate, il nostro viaggio è appena cominciato.